Sempre come al solito. Ecco, questo che non è cambiato. Non è cambiato assolutamente niente. E spacciano droga di fronte alla casa. Quartiere di San Felice, zona parcheggio Cattaneo. Siamo tornati a verificare quanto i residenti ci avevano già segnalato. Qui il degrado derivato dallo spaccio e dal consumo di droga non si è mai interrotto. Anzi, l'area di cantiere abbandonata a se stessa da troppo tempo, come fosse una terra di nessuno, incrementa comportamenti incivili inaccettabili. Abbiamo visto ragazze che addirittura si pungevano, dove si pungeva? Sulla gamba, perché non avevano forse più spazi. E intervenire ogni volta è un rischio, perché non sai la persona che hai di fronte. Di tutto si vede, che fanno i loro bisogni, sì, che si trovano, specie in quella zona lì che è molto nascosta. Io abito qui vicino e qui ci sono sempre drogati che vengono, soprattutto verso il pomeriggio sera. Si fermano lì dove c'è Sassa Grande e lì si drogano. Li mettono di solito in quell'area lì all'interno, poi mettono là e fanno regolarmente quello che devono fare. E poi ci sono i cosiddetti nostri amici extracomunitari che comunque di questa zona ne hanno fatto un'area addirittura di loro proprietà, per cui con cartoni messi per terra si addormentano, fanno tutto quello che hanno da fare, se richiamati addirittura si permettono di dire ma che cavolo vuoi, gente che fa i propri servizi fisiologici. È un degrado, tutti i giorni. Se lei si mette qui mezz'oretta e vede qualcuno che passa con la bicicletta, qualche ragazzo o ragazza che passa, in più vengono a rubare a casa, tra l'altro, sono già venuti 4-5 volte a casa mia.